Libertà. Tre sillabe, sette lettere, due numeri sacri, proprio come essa è. La facoltà di pensare, operare e scegliere a proprio talento, in modo autonomo, lo dice la Treccani. Lo so perché leggo questa definizione da tanto tempo, troppo tempo, tanto che esso scorre oramai indefinito tra le mie dita. Quando mi annoio leggo il dizionario, ma questa parola fu la prima che lessi e me ne innamorai all'istante, un colpo di fulmine. Un amore non corrisposto, evidentemente. Ed ora tutti ne parlano. Feste nazionali, nonni e nipoti che piangono, finalmente potendosi abbracciare, la gente è libera di mostrare il proprio sorriso senza membrane di tessuto. Potete cantare il suono della vostra anima che si libera dalle catene di un'era che può dirsi conclusa, recita il premier in diretta televisiva nazionale. Mi chiedo chi sia il suo ghostwriter. Si ride, si scherza, si piange, si festeggia. Stronzate. Tana libera tutti, afferma il titolo della prima pagina dei quotidiani. Ma io non l'ho sentito quel bambino urlare e sono ancora nascosta, dietro un tronco enorme. Mi chiedono spesso, in questi ultimi giorni dalla fine della pandemia, perché io indossi ancora quel pezzo di stoffa. Beh, insomma, credete forse che il Covid sia l'unico virus sulla faccia di questo fatiscente pianeta? Diamine, avete idea della moltitudine di batteri, virus, germi che si nascondono e insidiano in ogni cosa? Pronti ad attaccarvi, invisibili al vostro sguardo? Pensa, stai vivendo i tuoi migliori anni e ZAC! Un virus letale o un batterio infame ti stroncano. E che cazzo, anche no, eh? Quindi sì, porta ancora la mascherina, fieramente. Che poi scusa, vuoi mettere la comodità di non venire riconosciuta per strada da inopportuni conoscenti? Cioè, andiamo ragazzi, è il sogno! In più non devi per forza sorridere a tutti se il tuo sorriso è celato dietro a un velo. Ma ciò reca disturbo, evidentemente. Infastidisce, irrita le piccole, povere, suscettibili anime che mi circondano. Evidentemente gli ricordo che nel passato c'è stato qualcosa di drammatico, impedendogli la loro damnatio memoria, probabilmente. La libertà finisce dove inizia quella dell'altro, ma io la mia libertà non l'ho mai afferrata, perciò se la arraffano loro, sentendosi liberi di giudicarmi. Ma perché non bevi con noi? Dai, sorridi, è finita! Divertiti! Ed io ci ho provato quando me l'hanno detto, cazzo. Io ci ho provato a stendermi e afferrare quel drappo di libertà che mi spettava. Ci ho provato. Ma alla fine questo tentativo è stato come quando non riesci a ricordare il sogno che sino a 2 minuti fa stavi facendo. O forse potrebbe essere che io stia ancora sognando.